Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mercurio Mercenaries 5. Non lo so, non so se cosa succederà, ma di sicuro so che l'episodio precedente, cioè il secondo episodio, è morto male perché è crashato il gioco mentre stavo giocando. Benissimo, continuiamo. Quindi adesso non so se continuerò appunto da quella missione che ho fatto, oppure no. E comunque una cosa bella, vabbè, che secondo il gioco quel tizio che mi aveva insegnato nel primo episodio, nel tutorial, come giocare, poi gli hanno sparato con un cannone grande come una casa, quel tizio era mio papà, come se non mancasse. E quindi diciamo che il personaggio, il protagonista, cioè il nostro personaggio, è un po' triste. Solo che adesso siamo in una nave che viaggiamo a caso nello spazio, non ho capito come. E andiamo in giro con dei mech. Poi abbiamo un mech a caso, non so perché, un piccolo. E poi c'è il problema che è distrutto. Adesso lo prenderete tra qualche anno che caricherò. Ah sì, mi ha fatto ripartire dalla missione che stavo facendo. Ok, siamo in questa missione dove siamo tipo nel. Non ve lo spoilerò neanche, vedrete. Vediamo se funziona anche qui il cianfer. Sì, funziona. Ok, cosa dobbiamo fare? Mi ricordo che ha crashato quando io ho detto copy that, quindi qua ha crashato. Quindi avevo praticamente iniziato l'episodio. E io dove dovrei andare, mi scusi? Questi jet del jump fanno un suono discretosamente strano. Ah, c'era un vicolo qui. Cioè, io se non sbaglio, ci sono ben poche persone che hanno portato questo gioco, non so perché, ma è molto bello. Con l'omino che corre, cioè che in realtà non è un omino, ma un robot, vabbè. Cosa c'è, un nemico? Hanno messo delle torrette? Cioè quello lì è un nemico? Cioè è una torretta quella? Ah no, è un generatore. Quelle sono le torrette. Ok. Grazie di avermi tirato dei missili in faccia. Grazie mille. Buongiorno, come sta lei? Bene, spero. Ok, ora non più. Che casino fai? Male. Togli sto cianfer, non ti distruggo io. Pa, tie. Ma cosa è immortale sto carro armato? Oh, ok, ho bisogno di 5 la. Non ci credo. No, non me lo dire, eh. Sì, faccio esplodere tutto. Sì. Sono un po' bloccato, mi scusi. Grazie. Bene. Ecco. Te
Tenga una laserata dritta in faccia. A parte che questi laser sono i miei preferiti. Cioè, Faccio esplodere sono i la laser di Tizio Gono, i più potenti di tutti. Tizio Gaser. Facciamo esplodere tutto. Sì, no, non è esploso. Cioè, sì, è esploso qualcosa, ma non tutto. Ora è esploso. Sono disattivanza. Gli elicotteri però non sono molto disattivanti. Vabbè, muore. Mi cade in testa. Aia! Mi è esploso in faccia un elicottero. Benissimo. Vediamo dove si schianta. Boom! È esploso lì. Cioè, le esplosioni le hanno fatte troppo un casino, abbastanza. Dai, vediamo. KSA dubbio naso. Get to the power station. Cioè, adesso io non ho capito, devo distruggere tutte le cose dell'energia? Non so. Del water, bello. No, hanno fatto l'acqua. E beh, non è fatta male. No, non è fatta per niente male. Vabbè, saltiamo via. Oui. La visuale esterna è molto carina perché i robot si muovono, soprattutto quelli piccoli, in un modo mega simpatico. Cioè, tutto tonto, tonto, tonto. E perché dovrebbe muovere le braccia così un robot? No, mistero, non si sa, non lo so. Ho appena fatto esplodere un palazzo senza volere. Ti esplodo un sacco e vabbè. Cosa? Mi sta usando di sparare, non sa. Ecco. Questa è la punizione di chi cerca di spararanzione. Allora, dove dobbiamo andare a cercare delle cose? Dobbiamo andare a cercare delle cose? Ecco, una scatola. Dobbiamo cercare una scatola. Yeah. Ui, carina la mina, ma lì non c'è una scatola, qua c'è una scatola. Facendo esplodere tutto, no, non c'è una scatola. Sarei in un altro punto, immagino. Cioè, questo coso è mega resistente. Questo mecchino. È mega, iper, mega, abbastanza resistente. Ha solo la faccia leggermente danneggiata, come vedo delle crepe sui lati. Ah no, è ghiaccio, mi sa. Ah, questi non esplodono. Male. Ah, quindi le cose rosse esplodono. Magari sono lì dei salvaggi Croots. Sì, ecco un salvaticolo. Aiutolo. Schiatta male. Eccoti. Allora, cos'altro vuoi che prenda io? Ah, qui? Qui c'è qualcosa. Qui? No. Allora è di là. Ah. Ah, no, era qui, non l'avevo notato. Benissimo. Bene, ok, dove dobbiamo andare? Due. Ma come ne ho trovati due? Io ne ho trovati tre. Ah, aspetta, mi sa che questo non l'ho aperto, giusto? Sì, non l'ho aperto. Bene. Oh, aspetta, questi esplodono? Sì, esplodono tutti.
Sì, solo che mi sono danneggiato un pochettino. E io dove... Oh, ops. Scusatemi. Scusate, ora mi sentite bene in teoria. Avevo sbagliato un set del... avevo sbagliato il set della registrazione, adesso mi sentivate malissimo da un po'. Ora in teoria mi sentite meglio. Cioè, magari un po' meno forte, ma... magari mi sentite meglio. E cavolata. Cavolata che ho fatto. Ehi, ma che cosa vuoi te? Cosa vuoi, caro armatino brutto? Mamma mia. Ma perché? Fallo per tizio Gon. Ma cos'è sta roba? Ma vuoi che distrugga pure quel cosa aggeggio? Ma che? Ma perché? Non muori male. Muorici. Ehi, schiatta. Devo distruggere tutto. Che bello. Sì, devo scassare tutto, sì, che bello, distruggi tutto, yeah, che cosa bella, oh, sì, che bello, no, veramente bellissimo, è una cosa soddisfacciante, soddisfacciante, tiè, ecco, ti salto sopra. Maledetto schifumeno. Boom. Lo schiaccio. Oh, mi stanno spaccando un braccio, aiuto. Per favore, non lo fare. Ma perché non si distrugge con due... aiuto! Mi sta laserando malo. Ah! Un altro tizio! Maledetto! Tieni! Oh mio Dio, che fuoco! Morite, morite! Ecco, esplodi! No, dei missili! Aiuto! No, degli altri missili! Ma perché c'è una punta che mi si sta di... Ah, mi si sta distruggendo la mia antenna, maledizione. Ah, quindi anche l'antenna è parte del Mac. Cioè, tipo se... What? Ok, ho l'antenna danneggiata. Va bene. Ops, ho distrutto un... Aspetta, distruggi grazie alla mia stessa mano. Ecco qua. Salta. Ok, bene. Peccato, pensavo che si dovesse entrare, invece bisogna solo andarci, saltarci addosso. Chissà se magari se non hai il jump jet, tipo puoi saltare, ma non volare, ma solo boing, boing. Spero di sì perché sarebbe molto carino. Oh, che bello, ha caricato finalmente dopo 23 anni. 150 Myla B-Chills. Ho due salvaggio Charros. No! Sì! Sì! Me lo pagano! Non mi fanno danno! Quindi i banditi me li sono fatti nemici e questi Stealth Expedition. Io prendo gli RM10 così li vendo e mi valgono un casino di soldi. Però a me potrebbe servire tipo un RM10. Ok, così li vendo e faccio un sacco di soldi. Sono level appato di skill di cose.
slime dei civil. Yeah, un sacco di soldati. Che vuoi, Fahado? Ora sarà facile deparare. Questo l'ho capito, grazie. Ah, perché... Ah! Perché avete bisogno di molto tempo per riparare due mech con delle braccia meccaniche? Questa cosa ha molto senso, ok, va bene. What? Cioè, un sacco di lavoro da fare, la storia della mia vita. What? Che cosa vuoi? Non ho capito niente del senso di questa frase. Che vuoi, Riano? Ah, che vuoi, tizio strano? Non c'ho voglia di animare la bocca, così non sono un ologramma fintissimo e delle cose che si muovono. Ah, non ci sto capendo niente, ma che cavolo dici? Ok, ora va un po' meglio, hanno parlato per, mi pare, mezz'ora più o meno. Quindi... Woita! Ok, l'ho aggiustato il... Ma non mi posso spostare, ma se... Perché volete che io li ripari in una conflict zone che costa pure? C'è scritto in grosso così. Vabbè. Facciamo questa cosa imminente. Dimmi. Ha un contratto. Ha un 5. Ha un cina. Un bo... Ok, io farei damage coverage, che è stato molto comodoso. Ok. Questa volta posso prendere il centurion? No, posso prendere solo il mio giavellino brutto, schifo. Aia, che male, che dolore. Va bene, andiamo, raddo, sono reado. Maledizione, ci metti un sacco a caricare. Ah, un aspirapolvere, ok, ha caricato. L'aspirapolvere. Comunque l'aspirapolvere dovrebbe essere il mio computer, non ho capito perché aspirapolvere così tanto. No, vabbè. Non cadere il microfono, che sei pericolosamente in Cina. Le doors si stanno open. Ah, allora sì. No, ma quelle finestre non hanno un minimo di senso. Allora è vero, quelle finestre non hanno senso, perché boh. O no, è tipo mattina. Ah, devo distruggere il mining set element. Ah no, defendi. Devo difenderlo, insomma. Quelle rocce si sono sparite sotto i miei piedi. Ok. Stiamo andando 120 orarie. Yeah. Cioè orari, perché non dico mica miglia orarie. Mica sono inglese. Cioè, credo. Sì, non so. Sono un tizio. Perché sta tutto vibrando? Per favore, basta! Quindi se sto fermo si muove tutto strano un po' poco. Più mi muovo, più vibra tutto male. Ah, non riesco a mirare un cavolo, porca miseria. Te.
Posso sparare solo una laserata. Ok, grazie. Ok, ora non mi puoi smitragliare male, vero? Ok, no. Oh, finalmente ora li distruggo con un colpo solo. Non so perché prima non succedeva. Muorici. Ma perché non ci muorite? Tre. Se vi state su quelli non vi sparo un laser in faccia. No, non lo farei mai. Perché? Maledictions. Maledition. Ah. Maledette interferences. Tiè. Porca miseria, devo sempre aspettare tipo 20 secondi che si carichino sti sma... grandi sti smaxi. Paxi, smaxi, mamorma. Ok, basta. Ti ho laserato, ok. Per favore non scendere sotto del 50%. No, avvicinanzati. Vai a 100.000 all'ora, allora. Vola. Muorci. Sì, ci è muoto. Parlo l'italiano correggiuto. Yeah! Perché? Perché sto dicendo ste cavolate? No, ho distrutto un casino di roba. Ah no. Ah. Ma cos'è il mining settemente? Perché c'è una pista di un laser strano? Cos'è sta roba? Una pista di atterraggio? Muori. Ora posso distruggere tutto. Sì, che bello! Ma puoi smettere di farmi tutte queste interferenze buggate? Basta! Per favore! Maledictions. Basta con sta cosa, ma per favore, ma stai vibrando come sono. Ma perché non hanno. Ma all'inizio neanche dicono attenti. Cioè, vabbè. Oh mio Dio, ma come faccio a mirare le cose con questo... Cosa sta succedendo? Ah, no, no, basta! No, per favore! No, così mi fai venire un attacco epilettico anche se non ho l'epilessia. Che ne so io? Mio Dio, ha smesso, oui! Dai! Oh! Grazie! Ora ci vedo normale. Muori. Ma cos'è sti cosi in mezzo a niente? Cosa ho cliccato? Ecco, bravo. Perché
Perché quattro ladri non distruggono un sgravo di me? Ah, devo distruggere tutto? Ho capito bene? Questa cosa mi piace un casino, mi garba. Come on, yeah. Distruggi tutto, yeah. Fai un casino assurdo, yeah. Laserozzi, fate un casino. Ma cos'è che devo distruggere adesso? Scusami. Non sta perdendo vita praticamente. Non sto capendo cosa devo distruggere. Non perde vita quando... Ah, ora. Ma quanta vita ha sta roba? Aia. Ah, ma devo... Ma dimmelo prima che devo difendere... Ah no, devo difendere quello! Ecco perché stava perdendo vita a caso quando io non decidevo. Perché io ero lì a caso a fare dei cavoli miei. No, per favore. Dai, per favore. Dimmelo prima che dovevo proteggerla. Prima mi dici processing facility health, distruggile e poi la processing facility... Oh mio Dio, sto per far esplodere tutto. Per fortuna non l'ho fatto. Bravo, esplodi. Bam! Ecco. Ma quanta roba c'è per fare, ma scusami. Oh, bravo. E mi dai sto mech schifo, ma dammi almeno un po' migliore, dai. L'ho esploduto completamente. Vai, muori. Oh. Ma che è quella torre? Cioè, se un mech è alto tipo... Se questo mech è alto tipo... Quel sasso è... quel sasso è gigante per una persona. Cioè... E quelle sono case. Quella quanto cavolo è alta? No, ah, ho fatto un casino. No, non ho distrutto niente. Moraci. Bene, ne manca solo uno. Se ne mancano... Ok, no, volevo dire due. Se ne mancano tre e ti sparo. Maledetta processing facility. Ah! Caduto su... Boh. Boom, boom. No. È finito, vero? No. Ma quanti ne mancano ancora? Ma che casino, che disastro vuoi fare? Ma per favore, ma basta. Ma
Che casino. Questo qua è lo stesso che ha distrutto il centurione lì. Che ha fatto un disastro assurdo. Oh, chi è? Questo è un pezzo di qualcosa. E ora la distruggo tutta. Oh, finalmente. Sono sconosciuto. Vediamo cosa ho molto di valoroso da salvaggiare. Allora, questo and questo? Non c'è roba di più di valore? Continuiamo, dimmi che ora posso vendere sta roba perché sennò ti sparen. Grazie di un sacco di soldati. Per favore, basta spiccare un Rayana lì. No, devo farlo per forza, no? Ma perché mi devo per forza parlare con quella rompiscatole? Vabbè, prima di parlare con quella rompiscatole maledetta, che lo faremo nel prossimo episodio, questo episodio finisce qui perché sta durando tipo mezz'ora, una cosa del genere, quindi ci metterà un anno a mettersi su YouTube. Ciao a tutti. Ragazzi, ci vediamo in the prossimo episode of, che ne so, e basta parlare in inglese per favore, tizio, quando basta. Ok, va bene. Allora. Sono morto. Iscrivetevi al canale se vi interessa. Mettete un like se vi è piaciuto il video. Guardate il video fino alla fine, perché se no non mi calcola le visualizzazioni, per favore. E andate nella discussione del mio canale, perché lì potremo parlare di un paio di cose, ad esempio di cosa potrei cominciare a caricare su Tizio Gono RC, ad esempio. Adesso nella discussione del canale, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi interessa quello che faccio, e ciao, a the prossima!